Ben ritrovati nel mio canale, questo mio nuovo video, post partita Inter-Juventus 0-1. Prima di partire mi raccomando, iscrizione è assolutamente importante, così come è importante la campanella attiva per essere avvisati nel momento in cui vengono postati nuovi video, nuove live e quant'altra. Iscrizione, anche il gruppo WhatsApp tra i miei iscritti, le info le trovate tutte in descrizione. È stata dura, molto dura. Questa partita è una partita, diciamo, giocata all'Allegri. Non un bel gioco, non un grande possesso di palla, però per certi versi concreti e alla fine anche risolutivi, perché poi alla fine dei conti conta chi butta la palla in gol. Primo tempo, diciamo che è stato più equilibrato, un primo tempo in cui un po' tutte e due avrebbero meritato di segnare, abbiamo fatto noi, ovviamente la cosa mi rallegra un bel po', e loro hanno avuto un'occasione netta, diciamo, nei primi minuti con Barella che praticamente ha tirato addosso a Szczęsny. Da lì in poi, insomma, hanno fatto qualcosina, ma niente così eclatante. Salvo poi noi, insomma, a metà del primo tempo, in quell'occasione che abbiamo avuto su quel lancio e quella ripartenza veloce tra Dusan, Rabiot e poi Kostic sulla sinistra, che prende la mira e la piazza sul palo opposto dove Onana non può assolutamente arrivare. Allora, sul gol, il gol è un po' controverso, mi ricorda un po' quello che è successo con Rabiot, mi pare con la Sampdoria, per un eventuale tocco di braccio anche di Dusan durante l'inizio a centrocampo dell'azione. Io sono assolutamente favorevole sul fatto che il VAR debba esserci ed eventualmente annullare nel momento in cui effettivamente c'è un'irregolarità, soprattutto in occasione del gol. Ma quando non c'è la certezza, quell'immagine che ti toglie i dubbi su quello che è, quanto è successo, nel dubbio è giusto far giocare. Secondo me va bene ed è giusto così. Quindi 1-0 dopo almeno 5 minuti di VAR e alla fine dei conti da lì in poi un po' usciamo dalla partita, se non altro andiamo un po' a gestire palla con un possesso un po' sterile, però tutto sommato l'Inter non è che abbia fatto tutto questo gioco, perlomeno tutte queste occasioni. Ah sì, ha avuto più possesso di palla, ha avuto un po' il pallino del gioco rispetto a noi, però poi alla fine dei conti di tiri o perlomeno di pericoli nella parte del primo tempo, ma anche in tutto il secondo tempo, non ci sono stati. Szczęsny ha fatto, insomma, dei grandi interventi, delle grandi uscite, cosa che a volte in passato non faceva. Adesso, insomma, l'ha fatto e praticamente ha sventato due o tre occasioni che avrebbero potuto essere pericolose. Avremmo potuto gestire meglio la partita, chiuderla magari in alcune occasioni. Mi ricordo nel primo tempo su lei praticamente è entrato in aria da solo, aveva lo specchio davanti e invece ha poggiato al centro dove praticamente c'era una selva di uomini e di difensori dell'Inter, e da lì poi non abbia fatto niente. Avrebbe potuto e dovuto tirare in quel contesto, cosa che anche nel secondo tempo in diverse occasioni di ripartenza, soprattutto anche perché poi alla fine il secondo tempo è stato così, l'Inter attaccava e noi andavamo di ripartenza, però l'attacco dell'Inter mi è sembrato un po' sterile. Alla fine dei conti serviva qualcuno da parte loro che magari arrivasse al tiro, alla conclusione, cosa che è successa in maniera molto sporadica e anche molto imprecisa. Sono preoccupato per Chiesa, perché è entrato però poi dopo 10 minuti è uscito. Chiesa, dopo quel mezzo infortunio che ha avuto, mi pare, con la Roma, o perlomeno quando ha avuto quel problema all'altro ginocchio, da lì in poi sta avendo qualche problemino di troppo. Con la Sampdoria praticamente è rimasto in campo Zoppicante in campo, oggi è entrato e praticamente subito dopo 10 minuti è uscito nuovamente. Spero che non sia nulla, spero che sia veramente, insomma, niente di che la pausa possa giovargli affinché possa ritrovare la forma. Era una partita che avrebbe potuto dare, diciamo, un po' più lustro a Di Maria per le sue caratteristiche, uno che tiene palla, uno che si inventa la giocata, però se non è in campo vuol dire che effettivamente non è in grado, o perlomeno a livello fisico non è all'altezza. Allegri molto arrabbiato, soprattutto nel secondo tempo, tant'è che negli ultimi 5-6 minuti è praticamente uscito dal campo e non ha visto la partita, se non penso, negli spogliatoi. Era importante vincere per tanti motivi, per la classifica, per l'onore
per la storia, per l'antagonismo con questi qua, bisogna assolutamente portare i 3 punti a casa. Adesso abbiamo addirittura 7 punti dalla quarta posizione, senza contare quei famosi 15 punti che sono lì, che ci attendono, ne sono certo. Detto questo, vi saluto, vi ringrazio, vi invito, mi raccomando, iscrivetevi al canale, è importante, attivare la campanellina e iscrizione anche al gruppo WhatsApp, le info le trovate in descrizione. Detto questo, fino alla fine, sempre, solo e nonostante tutto, forza Juve!